Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie di Warner State of Mind. Allora, iniziamo questo per me attesissimo ritorno di Europa League contro il CSKA. Allora, per chi non se lo ricordasse o sapesse, l'andata è finita 1-1 per loro, perché sono in vantaggio grazie a gol di trasferta, perché si è giocato in casa nostra. E quindi siamo obbligati a fare almeno un gol e cercare di non prendere altri, ecco, se vogliamo passare direttamente. Quindi niente, vediamo un po' la forma fisica, cioè la resistenza, stanchezza giorni, perché si fa sentire un'altra volta. E poi iniziamo. Vai, così mettiamo Blancone. Vai, iniziamo. Sotto la nebbia, anzi dentro la nebbia, iniziano loro. Dai ragazzi, subito vai! Adam Armstrong! Che bello! Dopo neanche 3 minuti ci porta in vantaggio e andiamo di l'astronauta. Però bisogna rimanere calmi, perché è iniziata l'ora e il CSKA l'ha andato a fatto vedere che non è assolutamente una squadra da prendere sotto gamba. Attenzione, è buona. Vai, vai Adam, vai e tira. Dio buono te. Occhio, 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 occhio. Bravo Blanco, ma metti la centrale, vai. Addio. No, 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 no. No, no, no. E dai, maremmane, 1-1. Poi fra l'altro mi sempre, quasi sempre mi apita e mi classio culo allo scadere del primo tempo. Nascio Bibras, chi è? Finisce sì appunto il primo tempo 1-1. Dovesse finire così, andremo ai supplementari. Maria in mare si è preso gol all'ultimo. E dalla TV, Madonna santa, fatemi fare qualche cambio, vediamo Cerni, mettiamo Barellone, vediamo Benassi, metti Zemelo. E boh, prima andiamo avanti così. Cioè, vediamo un po' cosa accadrà nel secondo tempo. E tira! Adam Armstrong! Ma che gol! Da fermo praticamente! Guarda fermo ragazzi! Tra l'altro di sinistro cambiare nel mezzo piede! Bello di! Però ancora una volta, bisogna essere gasati ma non gasatissimi, perché è ancora lunga e il CSKA ci ha fatto ancora una volta rivedere che se vuole qualche gol lo può fare. Cambio! So che non è correttissimo da fare, ma lo voglio fare. Metto Masturra al posto di Anash. Non c'ho riserve, mi sono scordato Ciccio un'altra volta. Mamma mia, se la scoppiava. Anzi, se la prendeva il volo la scoppiava. Mamma mia, per un momento pensavo fosse rigore, perché effettivamente Sale l'ha presa scivolata. Insomma, meno male non è successo niente. Aspettate questo angolo V. Bravo, non è successo niente. E vai Pereira! Andes! Pereira! È chiusa ragazzi, è chiusa, 3-1. Andiamo a fare 3 allora, perché per i gol vantaggi, per il vantaggio di gol di trasferta saremmo in vantaggio noi, naturalmente. Se ne deve essere fa solamente 2. Comunque, Pereira, 3-1 e andiamo. Ora possiamo quasi gioire. E vai! L'astronauta, no, è Armstrong, buona, è Masturra, 4-1, bello, il mai del bimbi, diciamo che CSKA era parecchio bilanciato, era maggiormente in attacco per poter cercare di far gol, e andiamo di, passiamo anche stavolta il turno, semifinali se non sbaglio per noi, chissà chi prenderemo, se il Chelsea o il Manchester. Lo sapete che no, 3-2. Ma mi sa che è passato, no, il Chelsea. La regola sì, 4-4. No, non lo so, bisogna vedere ragazzi, sto andando di fuori. Non lo so, aveva fatto 3-2 all'andata.
No, il Manchester è regola, il Manchester che ha fatto più gol. Perché se era Manchester e Chelsea, ora vuol dire che prima era Chelsea Manchester e finiva 3-2 per il Manchester. A regola abbiamo beccato il Manchester. Andiamo a vedere un attimo perché sono stracurioso. Eh sì, abbiamo beccato il Manchester. Madonna ragazzi, ma 3 partite in una settimana. Mane e manede. Allora, giochiamo in casa contro il Palermo. Siamo tornati a giocare nel campionato. Anzi, in campionato. Qui si mette, me ne fa niente, metto subito Ciccio, mi speriamo bene. Metto sì anche Barella di va. Boh, mettiamo Gingan al posto di Sarri. Mettiamo Gasbar al posto di Astagna, vi non so cosa fa. Boh, va bene sì. Piccola parentesi. Ho cambiato le scarpe a Masturri perché più di una volta, come avete visto anche prima, mi confondo a volte con Armstrong e l'ho messo un paio di scarpe diverse. Lo so che è un'alzata, però se non sbaglio ogni tanto. Allora, ora pensiamo, come ho detto prima, al campionato, perché il campionato bisogna sempre, diciamo, dare, se mai dovessimo dare, la zampata finale per il terzo posto. Quindi niente, iniziamo e guardiamo di vincere, dai, lo dio. A vedere, eh. Aio, preso. Addio! Maremma cane, 1-0 Palermo. Dopo 9 minuti. Catroia, poi che cazzo. Questo portiere la osa. La respinge, boh, le va sui piedi. No, proprio sui piedi, eh. Insomma, 1-0. E vai a Kim! Maremma canede. Dio buono, de. Ma capito, faceva con l'Hernandez. Bella roba, Kelesci. Tira, Kelesci. Boh, cazzo, de. E vai, Niccolò. E tira. Mamma mia, piedi. Mamma mia, piedi. Primo tempo. Finisce così. 1-0 Palermo. No, gol sfortunato quello preso, che sì, ha avuto veramente sfortuna, andatevi. E niente, piano piano si prova il raggi. Speriamo di concretizzare quanto si crea. Insomma, andiamo a fare il secondo tempo, vediamo un po' cosa accadrà. Tanto faccio qualche cambio. Metto anche il Lucic a posto di Barella, vai. Vai Kelesci! Kelesci! Iheanacho, 1-1! Partita equilibrata! Bello, gli ha dato anche una bella bombetta, un po' di potenza. Ovvio, bravo Kelesci, ogni tanto dai sprazzi di qualità. Speravo fosse più decisivo, però. Va bene, via. Finisce così, 1-1. Peccato, perché le possibilità di vincere c'erano, però. Con, diciamo, mezza squadra, anzi poco meno di mezza squadra in turnover, le possibilità calano e boh, peccato. Allora, terza partita, giochiamo il ritorno della partita di Coppa Italia contro il Milan. Ricordo, per chi non si ricordasse, che all'andata facemmo 3-2, vincemmo noi addirittura, nonostante giocavamo fuori casa. E niente, detto questo, fatemi fare così due ambi, tanto per. Iniziamo. Sotto l'acqua, no? Strano, vabbè, però l'avevo letto lì mentre sistemavo un po' la formazione. Niente, notturna come sempre. Iniziamo. E tira il De Schick, Dio buono, de. Addio, addio. Mamma mia, meno male. Mamma mia, vola Blanco. E vai Adam. Maremma cane. Finisce così il primo tempo, 0-0. Poche occasioni in generale. Però personalmente, data la stanchezza, data il risultato dell'andata, e dato anche la squadra contro la quale giocheremo il prossimo turno d'Europa League, che
tra l'altro è il Manchester, per chi non se lo ricordasse. Io sinceramente punto a correre il meno possibile, ecco, anche se vedo comunque i giocatori si stancano uguale. Vabbè, tanto metto Pereira al posto di Masturre, poi levo Hernandez, levo Sar e basta, anche qui finiti ambiti, insomma andiamo a farcela tempo. Aio, 1-0, Milan chiaramente, chi è? Bacca? Mi pare di sì, no, non lo so, è Bacca? E Bacca, insomma, ora bisogna stare attenti perché il vantaggio chiaramente è diminuito. Vedi? Siamo solamente, diciamo, in questa sorta di vantaggio solamente per il semplice fatto che abbiamo fatto più gol in trasferta di loro. Eccoci, ora siamo in svantaggio. Mare e Macane 2-0. Onda, maledetto. Vedi? E vai, eccolo. Andres Pereira, un'altra volta, diciamo, risultato totale, ci vede parità, però come sempre c'è il discorso vantaggio gol in trasferta, che meno male è nostro. E andiamo lì. Addio! Non ci voglio rede, sul finale. Dai, che culo di... Fuori, veramente c'ha dell'incredibile questa partita qua. Sarà forse che l'ho gestita male io, nel senso che soprattutto per più di metà gara non ho corto, nel senso, diciamo, il tasto sprint non l'ho messo, non l'ho cliccato, ecco. Sarà, boh, per classe a sfortuna nostra, non lo so, comunque siamo fuori dalla Coppa Italia. Sinceramente, anche se come ho sempre detto, la Coppa Italia non mi sta tanto simpatica, sia in realtà che nel gioco. Dato che eravamo arrivati qua, a questo punto potremmo magari provare eventualmente, se c'è l'opportunità, a vincerla. Però purtroppo è andata così. Ce li faremo, speriamo, il prossimo anno, no? Vabbè, già tanto siamo arrivati comunque alle semifinali. Comunque, guardate qua, adesso bisogna subito pensare alla prossima partita, che già è già subito sì, dopo un giorno, due giorni e mezzo di riposo, si gioca. Giochiamo in casa contro il Manchester United. Siamo alle semifinali di Europa League, come vedete scritto in basso a destra. Insomma, speriamo bene. Prima di iniziare però volevo dire una cosa, perché... Ah, meno male no. Perché prima non mi ricordo chi è. Un giocatore si era fermato con, sai, la crocettina sopra dell'infortunio. E meno male non si è fatto male nessuno. Almeno, così sembra. Insomma, andiamo a fare questa partita. Allora, va bene così. Ora voglio vedere per curiosità. Dai, ma come si fa? Cioè, ma anche se ci avessi, non lo so, altre riserve in generale, ma così è veramente incredibile la situazione. Cioè io dovrei averci praticamente almeno altri 6-7 giocatori buoni da mettere come riserve, che poi non dovrebbero essere riserve. Boh, io non so come fa. Boh, iniziamo sì e speriamo di reggere. Sarà veramente un casino. Iniziamo. Ancora una volta in casa, stavolta per fortuna non piove. Sempre in notturna, iniziano loro, battono loro il calcio inizio. E detto questo, come on guys, dai! E subito! Hakim! Mastu! Dopo 4 minuti ci porta in vantaggio! 1-0! E andiamo, de! Bello, de! Partenza sprint proprio, Mamma mia, fuori, meno male! Fuori, meno male, 2. Maremma puttana, lo sapevo. Alla terza tiravamo purga. 1-1, Schneiderli. Se si pronuncia così, perché per un giro di parole. Oh, menade. Finisce così il primo tempo, 1-1. Dopo che lo United ha fatto il gol, la partita si è un po', diciamo, tranquillizzata. Anche perché se non sbaglio di occasioni vere e proprie non ce ne sono state. Pericolosissime. Insomma, comunque, niente, da farci tempo, guardiamo un po' cosa accadrà. Tanto io fatemi fare due cambi. Lavo Castagne, e metto Gingan. Lavo Mastur, anzi, lavo Barella e metto Pereira. E poi faccio così, vai, tanto ormai. Vai. Attenzione al tiro.
Mamma mia, e Dragowski vola. Addio. Meno male. Meno male ha tirato troppo forte. E vai Marchino. E vai Marchino. Marco Perassi 2-1. E andiamoci alla prima bella occasione del secondo tempo. Meno male, siamo riusciti a tornare in vantaggio. L'abbiamo sfruttata nei migliori dei modi con Marchino Perassi. Aledde 2-1. E cerchiamo di tenere questo risultato fino alla fine. Addio, addio. Meno male, fare ciò. E finisce così. Mi sono cato in mano, ragazzi, con questa dose di Dragowski. Niente, 2-1. Meno male, dai. Almeno vi siamo riusciti a vincere. Però chiaramente questa è solamente l'andata. Il ritorno sarà secondo me ancora più difficile, perché giriamo laggiù. Poi guardatevi che culo, perché quando ce l'ho lo devo dire. Guardate le statistiche, ho fatto 2 tiri, 2 gol. Sono andata così, meno male. Dì, almeno in Europa League per ora siamo sempre, diciamo, competitivi, tra virgolette. Insomma, vediamo un po' adesso che parte ci tocca. Se non sbaglio ci tocca quella di campionato. Fatemi vedere. Dì, subito a riborda, vi. Fatemi vedere se ha fatto male qualcuno o no. Tante volte quando vedo notifiche mi cade addosso. Insomma, andiamo a fare questa parte di campionato, che fra l'altro sarà l'ultimo video l'ultima partita del video. E niente, e bisogna cercare di vincerla per forza, perché sennò veramente la situazione diventa drastica. Vedete la classifica. Insomma, speriamo bene. Iniziamo allora quest'ultima partita. Qui intanto ci stiamo come sempre le maglie. Guardatevi in che stato giocatori. C'ho più o meno mezza squadra sfatta, con metà, no? Di energia. Beh, bene, sì. Cosa posso fare? Fatemi vedere un attimo i panchinari. No, allora lui deve andare per forza via. O me lo scordo di sempre, Vabbè, caso poi a fine partita lo metto. Allora posso fare così. L'Uniosa. Ho sbagliato, volevo lasciare Benassi. Buona. Oh, non mi riesce. Vai. Così è l'unica cosa che posso fare. Boh, iniziamo. Piove, Bordalo. Battono il calcio inizio. Iniziamo. Dai, bimbi. È buona. Dai. Ma dai. A parte che pensavo fosse Goku di Venas, ma poi puttana la miseria, ma perché devi tirare così forte quando non ce n'è bisogno? Nascio, vai, rifatti ora questa zotta. Ma no, ma non ci voglio credere. Ma la butti dentro. E vai Mastur. Aki Mastur 1-0 dopo 17 minuti. La sblocca lui. E andiamo. Una mezza bua in difesa della Fiorentina, perché la Fiorentina da solo Armstrong ci ha permesso poi con Hakim Mastur di andare in vantaggio. Ole. Mamma mia, fuori. Bene, vai. Finisce così il primo tempo. Una partita abbastanza tranquilla, cioè poche occasioni, un po' più noi. Infatti siamo per fortuna anche andati in vantaggio, però niente di entusiasmante, ecco. Ora però voglio approfittare di questa pausa, questo piccolo break, per fare qualche cambio. La metto Ciccio al posto di Armstrong, Pereira al posto di Mastur e Barellone al posto di Cerny. Bene, sì, dai. Alla fine pensavo di trovare giocatori un po' peggio. Invece, cioè, iniziamo il secondo tempo. Dai, 1-1. Rossi, mare e mane però. Qui Blanco, vedi, mi fanno incazzare questi osi. I portieri escono e poi non la prendo. Cioè, quando esci, dato che soprattutto è un gioco, quindi se te lo fa uscire automaticamente dovrebbe essere preciso, la devi prendere. Invece no, così. Si è fatta, anticipa. Bordalo, via, 1-1. Io provo di picco e nasce. Dio buono, Dio. Non so di quanto uscite,
E vai Kalesci! Kalesci! Ianacio! Ale! Ogni tanto fa gol anche lui! 2-1! Ale, via, siamo tirati in vantaggio! Fatto anche il dischetto tuo! Piazzata bene! Mane, se solo facesse più gol Ianacio, forse forse ci sarebbero meno preoccupazioni. Mamma mia, che gol ti ha fatto Babacar. A parte lasciato da solo, però boia. Però Maria in mano 2-2, oi oi. Patimento questa partita. No! Dai! Maria in macano, non ho mai capito se è successo di preciso. Però, palo, quello l'ho visto. E vai Ciccio! Ciccio! 3-2! Boia te! È l'82esimo! Boh, quando gioca fa quasi sempre gol, super Ciccio! Bello te! Qui, meno male, si è lasciato, diciamo, sfuggì il difensore della Fiorentina che non so chi sia. E meno male Ciccio è stato in maniera anche fortunosa. Bravo a finalizzare questa occasione. E andiamo di 3-2, ora basta, prende il gol, tutti dietro, vai. Vai, dov'è? Difesa oltranza. E finisce così, 3-2. Aledde, via, ci voleva proprio. Una vittoria in campionato. Non è stata bellissima perché se ne è presi due, dico, anche se se ne sono fatti tre. Però ci voleva, dai, bene così. Ma comunque si è reso conto che a regola, se non tutte, quasi tutte le occasioni ci sono state al secondo tempo, hanno portato al gol. Bene. Via. Allora, arriviamo alle conclusioni. Allora, come sempre, vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare queste tre cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché io sempre così facendo potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti quelli inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Via ragazzi, io non arrivo qua perché devo allenare, devo vedere le notifichine, queste cazzatine qui, cioè non arrivo direttamente al 26 aprile, però prossima partita sarà subito, partiremo subito a molla con il ritorno di Europa League, della semifinale di Europa League contro il Manchester. Vediamo un po' cosa accadrà. Comunque, molto probabilmente, anzi sicuramente, il prossimo video, diciamo, sarà il conclusivo per quanto riguarda questa stagione. Quindi nei prossimi video si decideranno le sorti per noi, sia appunto in Europa League che nel campionato, per vedere se appunto riusciremo o no a arrivare a almeno al terzo posto di Champions League. Insomma, niente, la classifica, no, non si può vedere perché c'è tabellone di Europa League. E niente, quindi vi aspetto al prossimo video che, come ho già detto adesso, probabilmente, anzi con il quale probabilmente si concluderà questa stagione. Purtroppo per noi, poi non mi è rimasta, siamo usciti in maniera brutta dalla Coppa Italia. Però per il resto siamo sempre competitivi, no? Vi ho detto questa, basta, sto allungando troppo il video. Niente, ci vediamo al prossimo. Ciao!